Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi. Anche quest'anno sono arrivata felicemente a Shirarindi. L'obiettivo era quello di riflettere anche per questa stagione sul rapporto fra artificiale e naturale, cercando attraverso l'utilizzo dei prodotti quotidiani una scelta, una possibilità di vivere in un modo più naturale, quindi a partire da una corretta lettura delle etichette, capire quello di cui realmente abbiamo bisogno per alimentare il nostro corpo, non tanto solo con l'alimentazione ma anche con i prodotti che ci spalmiamo addosso, con cui ci detergiamo o con cui puliamo a casa. Io sono qui a Shirarindi perché sono sardopatico, una malattia gravissima che appena posso tornare in Sardegna mi riporta qua. Il lavoro che presento qui è il lavoro sul perdono, precisamente sulla Scuola Internazionale del Perdono, che è un progetto formativo che ha tanti anni oramai e che porta un concetto, un'esperienza e un'idea nuova e rivoluzionaria del perdono. Cosa ci facciamo qua a Shirarindi? Creiamo una piattaforma di collaborazione tra tutte le realtà meravigliose del cambiamento alternativo della scena della Sardegna e le mettiamo meglio in connessione tra di loro e con tutti gli altri che stanno facendo cambiamento qua intorno a noi. Appena fatto una conferenza sul tema di che cosa parliamo quando parliamo di innovazione sociale. A Shirarindi quest'anno uniamo anche il mondo delle imprese, dell'impresa sociale, dell'amministrazione, della cittadinanza attiva, dell'accademia, della ricerca, mettendoci in connessione per costruire un vocabolario comune per acquisire la consapevolezza che stiamo tutti lavorando verso lo stesso obiettivo. Io sono Giorgio Baraccani, sono apicoltore, faccio l'apicoltore in Emilia Romagna. Sono di CONAPI, che è il Consorzio Nazionale Apicoltori, e sono venuto qui a Shirarindi per raccontare un po' la realtà dell'apicoltura, la connessione dell'apicoltura con l'agricoltura, per ciò che riguarda sia i problemi che le opportunità che ne possono derivare. Io nel festival ho portato il mio contributo con un workshop di Ecosofia, che è lo studio della relazione fra l'interiorità dell'essere umano e l'ambiente, sia l'ambiente sociale che l'ambiente naturale. L'altro è una conferenza sulla tematica delle reti, come si costruiscono le reti, cosa sono, quale importanza hanno le reti sociali in questo momento di cambiamento accelerato. Insieme anche a Paolo Cignini siamo stati chiamati a partecipare a un evento che in qualche modo loro hanno detto essere figlio d'Italia che cambia, ovvero Mesanoa Food Coop Cagliari. Oggi abbiamo presentato qui a Shirarindi il progetto Mesanoa Food Coop Cagliari. Abbiamo parlato degli altri esempi che conosciamo, da cui siamo partiti, che stiamo seguendo. Quello più grande, quello da cui è iniziato tutto, è quello di New York, di Brooklyn, The Park Slope, di cui abbiamo visto il bellissimo documentario. Shirarindi ho partecipato ad una bellissima tavola rotonda con altre sei donne. Donne che cambiano il mondo, nessuna di noi si sente una donna che cambia nel mondo, ognuna di noi si sente una persona che sta facendo un percorso. Ci sono state, diciamo, tante testimonianze di persone accomunate dal fatto di aver fatto appunto un cambiamento nella propria vita e di aver fatto sì che questo cambiamento potesse dare un contributo a rendere il mondo un posto migliore, con un occhio a quello che lasciamo dietro di noi. Ma Shirarindi qua ci sono stati invitati con la Onlus di cui faccio parte per parlare di animali e di vita in generale. Quindi abbiamo partecipato stamattina ad una conferenza, ci viene sempre un sacco di gente ad ascoltare. Ieri ho portato per i ragazzi delle scuole superiori diverse centinaia il mio nuovo spettacolo sull'ecologia e sono stato molto contento, un ottimo feedback. Si vede veramente come i ragazzi di fronte agli stimoli sanno poi rispondere e reagire. Poi ho portato un incontro invece sul tema dell'educazione della comunità educante, quindi una riflessione sul perché è necessario iniziare a considerare l'educazione come un bene comune. In questi giorni qui ho trovato di tutto, da Massimo Angelini e Franco Arminio. Sono Shirarindi.
quindi perché ho avuto la possibilità di vivere un dialogo, un momento di dialogo pubblico insieme con Daniel Tarozzi e con Franco Arminio in un giorno, e nell'altro giorno invece di fare un incontro legato al valore delle parole declinato sui temi della bellezza. Ho visto qualcosa di molto colorato, di molteplice, ma anche molto ben organizzato. Amo la Sardegna, e mi piacciono le persone che resistono, che riescono così di federare un po' queste luci nel buio dei nostri tempi, quindi sono venuta a fare compagnia a questi resistenti. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia.